con delle belle arance e prodotti artigianali che vengono da un paese bellissimo in Calabria. I colori di questo paese sono il grigio della roccia, il blu del mare, il verde del Parco Nazionale del Pollino. Parliamo di Cerchiara di Calabria in provincia di Cosenza. E da Cerchiara di Calabria sono venuto a trovarci il primo cittadino, Bonifacio Mazzei. Sindaco, buongiorno. Benvenuto, si accomodi. L'assessore Giovanni Valentino, l'assessore, buongiorno. Antonio Ramundo, il consigliere Maria Randelli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Una serie di artigiani, buongiorno, benvenuto, buongiorno signora. Buongiorno, buongiorno, buongiorno al cuoco, accomodiamoci. Allora, raggiungo il sindaco. Ho detto i colori, il grigio della roccia, il blu del mare e il verde del parco. Esatto. Cerchiara è un paese dell'Alto Ionio Cosentino che è adagiato sull'ultima propaggine del Monte Pollino. È un paese da cui si può ammirare uno splendido panorama, il blu del mare Ionio, il verde del Parco Nazionale del Pollino di cui Cerchiara fa parte, ne rappresenta il naturale accesso al versante orientale. Il grigio della roccia, noi siamo ai piedi del Monte Sellaro, a cui ci sentiamo molto attaccati, affezionati, è come la nostra guida spirituale. Seguiamo sempre la montagna per tornare a casa. Sempre la montagna per tornare a casa. E poi oltre al mare, alla roccia, ci sono delle grotte, dei santuari, delle chiese, delle cose. Nel nostro territorio c'è un santuario mariano del 1400, il santuario di Santa Maria delle Armi, sì. Che al di là dell'aspetto del nome bellicoso, in effetti significa Madonna delle Grotte, dal greco armon, poi deformato in dialetto, trasformato in armi. C'è uno splendido centro storico, ci sono delle grotte, ci sono fenomeni carsici estesissimi. Vedo che lì abbiamo delle foto, c'è un signore che si cala nelle grotte. Sì, è uno speleologo, fa parte del gruppo speleologico di Cerchiara. C'è una sorgente termale in cui sgorga acqua solfurea a una temperatura di circa 30 gradi, quindi può essere usufruita sia d'estate che anche in autunno e primavera. Ci sono, quindi in questo territorio abbiamo un parco naturale della Cissuta, un parco di 800 ettari di bosco attrezzato, con conifere, faggi, querce. Cioè, avete detto delle cose, cioè di tutto insomma. Di tutto. Oltre all'artigianato. Oltre all'artigianato che poi vedremo, il legno, il ferro, il rame, il ricamo antico, ma da Cerchiara di Calabria ci avete portato anche una bellissima sorpresa, oltre allo speleologo che si cala nelle rocce, una tarantella. Entri la tarantella di Cerchiara di Calabria. Ballare, se vi va, a Cerchiara, Zampogna e Organetto hanno accompagnato la tarantella. Prego, prego, venite. Zampogna e Organetto 0769-73933. Prenotate che adesso giochiamo con Cerchiara di Calabria e con me artigianato e cose da mangiare. Artigianato, lei ci ha portato delle cose in ferro. Sì, e anche il rame. E anche il rame, guardate, questo è un portaolio in ferro fatto a mano lì a Cerchiara di Calabria. Questa è una pignata per i fagioli. Una pignata si mette nel fuoco. Per i fagioli che resiste al fuoco. Poi c'è un signore in pensione, 70 anni, che non per lavoro ma per hobby, no, però per non abbandonare
lavoro questo hobby sul legno. Guardate quanto è bella questa 600. Sì, che questa... non sono in vendita. Per... Non sono in vendita, il signore non le vende, le fa per i suoi nipotini, per chi sì, le fa? Sì, giusto, per i nipotini e qualche amico. Regalo, qualche amico. Poi c'è ancora la campagna, c'è ancora l'agricoltura, ci sono i ricami antichi, c'era un agricoltore qui? Qualcuno che ha un campicello che coltiva i buoni peperoni. Buongiorno, venga. Che coltiva lei nel suo campo? Peperoncini, guardate belli sti peperoni cotti alla brace e poi conditi con l'olio. Con l'olio. Chiara. Pomodori, immagino di sì. Sì, pomodori. E poi. Sentiamo cosa ci avete portato da mangiare. Parlo con lei? La signora ci ha portato il pane. Pane casareccio. Con lievito naturale e forno a legno. Forno a legna, lievito naturale, guardate che pagnottone meraviglioso. Invece lei e ci noi ha portato... invece abbiamo portato alcuni piatti che sono caratteristici. Sì, del stia nostro... vicino a me. Ecco. Sono caratteristici del nostro paese. Oltre a tutta la cucina calabrese che fa parte pure della nostra tradizione. Cultura, certo. Abbiamo in particolare quella in dialetto si chiama licurda, è una zuppa di cipolle teneri. Licurda è sì, quella vicina ai peperoni, no? No, è questa. Ah, questa pane. Qua, questa è col pane. È un primo piatto, poi abbiamo la frittata con gli asparagi e i peperoni secchi. Eccola là. Abbiamo le sarache con peperoni secchi e olive e dopo un piatto gustosissimo quelle con peperoni, là. Patate e salsiccia e olive nere. Una delle cose caratteristiche della nostra zona sono i fusilli fatti col ferretto. Eccoli qua, questi, i fusilli fatti col ferretto. Scusate, li condiamo con la salsa di capretto. Sì. Poi abbiamo le tagliatelle che facciamo con i ceci, che è una caratteristica. È un che hanno un nome in dialetto, no? Come sì, si chiamano? Lagan e cici. Lagan e cici. Ricordatevi tutti voi che state a casa, diamo uno sguardo ai dolci. Venga qui no, vicino a me. Questa è la Giorgiulena. Giorgiulena, che eccola qua. Questa specie di croccante. E poi abbiamo la cicirata. Cicirata, ricordate, guardatela bene, la possiamo inquadrare. Sì. Cicirata. Cicirata non ha niente a che fare con i ceci. Cicirata. E poi abbiamo le canalette e le crespelle. E le crespelle, sentiamo chi c'è al telefono. Di là abbiamo anche il sanguinaccio. Sanguinaccio, sentiamo se qualcuno è al telefono per giocare con noi. Pronto? Buongiorno, chi è? Buongiorno, Tina. Buongiorno, signore. Sei favolosa, Tina. Favolosa, addirittura. Da dove ci chiama? Margherita di Savoia. Da? Margherita di Savoia, provincia di Foggia. Margherita di Savoia, provincia di Foggia. Benvenuta, buon grazie. Anno. Grazie, buon anno a voi tutti. Farò buon anno a Luca e a Livia. E anche al maestro Cristian. E anche al maestro Cristian, che è bello con quei baffi. Bello il maestro Cristian. Allora, signora... Dove abbiamo nascosto i biglietti della fortuna sotto la neve? Sotto il rame. Guardate che belle queste cose che ci arrivano da Cerchiara. Sotto il ferro, questa lampada a olio. Sotto gli agrumi, le belle arance, i limoni. O sotto il legno, la 600 che il signore ha costruito con le sue mani. Ma facciamo sotto il legno. Facciamo sotto il legno. Alessandra, ce l'hai tu? No, chi ce li ha? Oh, peccato. Nadia, ce li ha Nadia e quindi rimangono a noi i biglietti della lotteria istantanea La Fortuna sotto la neve. Gratta e vinci. Eccolo qua, vincere è facile, basta grattare e vedere se avete fatto ambo, se avete trovato un numero potete vincere da 2.000 lire a 100 milioni, ma se siete super fortunati 500 milioni se trovate il jolly, cioè la Befana o Babbo Natale. L'ho detta tutta, l'ho detta bene, adesso vediamo se lei signora si ricorda il cuoco, venga qui, oppure la signora che fa il pane, se si ricorda signora come si chiama questo dolce che non c'entra niente con i ceci. La cicerata. Brava, la cicerata, sì. Un bel anello di Armando Boldorini arriva a casa sua. Io ringrazio lei, buon anno. Grazie Pino, buon anno a tutti, che siete splendido proprio. Ringrazio la grazie. Ecco Luca, le fa ecco un saluto qua. Anche Luca. Bacione Luca, a lei. Luca, un bacione. A lei un bacione, grazie infinite, grazie a questo straordinario paese. Io volevo cogliere, però non voglio coprire questo magnifico signore e nemmeno questo. Dove me? Mi metto così. Vai. Allora, io non voglio, volevo dire che ringraziamo dal profondo del cuore tutti questi paesi. A casa dovete sapere che si svegliano alle 2, alle 3 per raggiungere noi. A che ora siete svegliati? A che ora vi siete svegliati? Siete arrivati ieri. Meglio così, in generale si svegliano prestissimo la mattina. E in particolare voglio ringraziare dal profondo del cuore il piccolo Domenico
che doveva venire con noi e purtroppo non è potuto venire. Un applauso venire. A Domenico. Quindi un applauso a Domenico. Di Cerchiara di Calabria. Ma mi toglie una curiosità. Mio padre e mio zio erano siciliani. Questa la chiamavano Giugiulena. Come si chiama? Giugiulena? Nel nostro dialetto si chiama Gergiulena. Gergiulena. E in Sicilia Giugiulena. Mi sono tolto sta curiosità. Grazie. Luca, aspetta Luca, ti regalo un barattoletto di confettura di cotogne. Viene da un agriturismo di Liso a prodotti naturali, biologici. Evviva questo barattoletto biologico. Grazie, grazie al sindaco. Allora andate tutti, quella è la telecamera. Un saluto velocissimo. Io volevo dire, visitateci, la nostra tradizione, la nostra cultura, i nostri beni ambientali, è unita al nostro calore e al calore della gente del sud, mi può dare sensazioni che possono, non si provano più. Sensazioni meravigliose a Cerchiara di Calabria. Si può, prenotate, sono pacchetti offerte turistiche complete, vanno dall'alloggio, dall'escursione sul Pollino, all'escursione al mare, cioè le accompagnate al mare e le visite alle grotte. Alle grotte bellissime. Al santuario e al parco nazionale del Pollino. Cose buone da mangiare, buone da visitare, il blu, il grigio, il verde. Gli agriturismi, certo che sono importanti, sono bellissimi, ci si sta bene. Ricordatevi, Cerchiara di Calabria in provincia di Cosenza. Grazie, grazie a tutti, buon ritorno in Calabria. Arrivederci, maestro.